Nessuno è mai riuscito a battere il Parma in questo campionato. Un'impresa titanica, alla portata però di quelli del Titano, che già nella gara di andata avevano impensierito e non poco i Ducali, che come vediamo si presentano bene al 12esimo. La conclusione di Messina e la grandissima risposta da parte di Dini, una autentica prodezza quella del portiere del San Marino. Il Parma continua a spingere, siamo al 13esimo. E la conclusione di Benassi ancora pericolosa, un'azione nata con questa opportunità in area di rigore. Benassi che si era attardato dopo un calcio d'angolo, per poco non riesce a bucare la porta del San Marino. Ancora il Parma, altra occasionissima, palo clamoroso, quello centrato da Musetti al 17esimo, che con un tocco sotto aveva scavalcato il portiere Dini. Parma che a questo punto meriterebbe forse il vantaggio, ma che dopo questa occasione si addormenta soprattutto il match. Dobbiamo andare al 43esimo minuto per vedere un'altra occasione, quella con la conclusione completamente sbagliata da parte di Sereni, e poi i primi cenni di vita del San Marino. Siamo nel corso del secondo minuto di recupero, ma a buon punto sbaglia completamente la sua battuta a rete. Si va all'intervallo con il punteggio di 0-0, San Marino fortunato in alcune circostanze, Parma che però continua a spingere. All'inizio della ripresa Barè scarica per Lauria, conclusione alta dopo il tocco in area di rigore, eccola qua, una conclusione che scavalca e abbondantemente la traversa. Andiamo avanti, siamo al quarto minuto, c'è la possibilità per il San Marino, clamorosa con Oncese che forse ha tergiversato troppo pensando di essere in offside, ci mette quel secondo in più per prendere la mira. Zommers gli chiude completamente lo specchio, mani tra i capelli per Medri, ma il San Marino non si ferma, anzi ottiene un calcio di rigore per questo fallo di Ricci su Baldazzi, un rigore forse un po' dubbio, si lascia cadere il numero 10, ma il calcio di rigore viene trasformato in questa maniera da Olcese. Sangue di ghiaccio per il numero 9 che sceglie lo scavetto per sorprendere il portiere Zommers. San Marino avanti sul Parma, si crede alla possibilità di fare un'impresa, un Parma fino ad ora quasi sempre vittorioso in questo campionato. Anche nella gara d'andata dicevamo il Parma era stato messo sotto dal San Marino, qui sbaglia Melandri a tu per tu col portiere, il Parma ancora in attacco, la conclusione di Barai e Dini questa volta ci mette veramente del suo per evitare il pareggio. Il tiro era perfettamente indirizzato, ma è attentissimo il numero 1 del San Marino, ancora Barai che mette al centro per Guazzo, conclusione out. Andiamo al 31esimo, c'è una trattenuta in area di rigore, quella di Lojodice su Messina, per il direttore di gara è calcio di rigore giallo per Simone Lojodice, colpevole di aver abbracciato il giocatore del Parma. C'è una mano malandrina del difensore, calcio di rigore trasformato da Corappi. 1-1 tra Parma e San Marino, si ricomincia da capo e il pubblico della Tardini che spinge i propri giocatori alla ricerca del 2-1, ci prova Melandri, conclusione però ancora una volta salvata dal portiere Dini che esce in maniera da oscurargli la vallata. Andiamo al 44esimo minuto, altra protesta per un rigore, un possibile fallo di Benassi su Olcese, in realtà il replay evidenzia una reciproca trattenuta fra i due giocatori. Siamo al 90esimo, ancora il Parma ci prova ed è un palo clamoroso quello di Mazzocchi, una conclusione perfetta che attraversa tutto lo specchio della porta e poi sbatte sul palo. È l'ultima emozione di un match comunque storico per il San Marino, un pareggio per 1-1 in casa del Parma.